Nuovo Corso Vittorio pedonale, il comune ha scelto di renderlo pedonale dicendo che il periodo di sperimentazione è andato bene. Maria Francesca De Lugu da 18 anni ha un mini market proprio nel Corso Vittorio. Qual è il suo parere? Meglio il corso con o senza le auto? Allora, per me era meglio con le macchine, insomma, che avevamo più affluenza di gente, c'era un movimento diverso da quello che possiamo avere adesso. Poi tenga presente che oltre ai lavori noi che abbiamo avuto qui abbiamo anche le aperture dei nuovi supermercati, per cui ci hanno creato un grande danno anche Un quello. doppio fuoco dal suo punto Sì, di perché vista. comunque ci viene a mancare sia il pullman che era una vetrina pubblicitaria, insomma, anche quello. E anche le macchine, perché comunque la gente, anche se non c'era il parcheggio, però Era comunque abituata. sì. In quest'ultimo anno abbondante, tra lavori e poi la decisione del comune adesso di rendere definitivamente il corso pedonale, lei ha avuto un calo degli affari? Abbastanza. Di quanto in percentuale? Forse anche del 50%, E come da un mai dal 50. suo punto di vista? Beh, perché siamo appunto, allora, abbiamo avuto l'apertura dei supermercati in coincidenza con i lavori. Noi siamo qui con i lavori praticamente hanno iniziato il 13 marzo, il 13 marzo e quindi ci hanno bloccato praticamente. Vuoi perché le merci non possono arrivare regolarmente perché non abbiamo più carico e scarico, sono se non carico e scarico di fortuna, nel vicolo o su. E non sempre è fattibile scaricare perché spesso succede anche che nel frattempo che stanno scaricando arrivano anche i vigili e ti mettono la multa, cioè c'è anche questo problema. Il nuovo Corso Vittorio comunque è attualmente pedonale, adesso il comune sta ultimando i lavori e poi lo sarà per sempre, una scelta definitiva. Quindi dal suo punto di vista il comune ha preso la scelta e lei cosa si sente di dire tra calo di affari e comunque il fatto che lei ha vissuto anche il corso quando era attraversato dalle auto? Cosa mi sento di dire? Che vedremo finché durerà. Dopodiché, io sinceramente, mettermi i debiti per portare avanti un discorso di questo genere non ho nessuna intenzione. Potrebbe Ho esserci il 57 rischio. anni, per cui sono 30 anni che siamo nel settore commerciale, che siamo in proprio, per cui insomma, cioè, non lo so come. Vedremo, valuteremo pian pianino e poi faremo trarre insomma, le nostre conclusioni. Poi. Quindi c'è il rischio comunque di poter contrarre debiti e dover quindi chiudere magari. Beh certo, ad un certo punto i costi sono quelli che sono, c'è l'affitto, c'è la corrente, io pago delle bollette abbastanza alte, con tutti i frigoriferi che ci sono, cioè climatizzare, devi climatizzare quasi 24 ore su 24, insomma, cioè non è semplice, insomma. Le spese ci sono, se poi certo noi la merce la paghiamo tutta quanta, è tutta pagata quella che c'è qui, per cui non mi voglio trovare nelle condizioni di non riuscire a pagare le merci per poi non poter far fronte neanche a quelli che sono i debiti, quindi In quel caso meglio chiudere. in quel caso secondo me è meglio chiudere.